sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Combat Fusion Jump. Perché sì ragazzi, avete detto bene, oggi faremo la nuke test sulla nostra bellissima carta di Goku, Pan e Trunks LR. Quindi il nostro carissimo Gopanks o Pantruhu, come volete chiamarlo, Pandoro, come volete chiamarlo, quello è la carta, quindi assolutamente la testeremo ovviamente prima in un team appunto appositamente costruito per fare una nuke nella Punching Machine. Prima andiamo nella Punching Machine, che tra l'altro ancora devo terminare. Chissà mai che il nostro carissimo Gopanks ce la faccia a terminare, non credo. Proveremo due volte nella Punching Machine, tra l'altro items old style, quindi vabbè, dopo comunque vedrete tutto il meglio nel dettaglio. Però ragazzi, assolutamente al termine di questo video iscrivetevi. Che cazzo vuol dire? Al termine di questo video recuperate tutti gli altri che trovate qua sopra nelle schede. Nel mentre, te che mi stai guardando, vai qua, accendi la... Prima iscriviti, poi accendi la campanellina, lascia un bel like, condividi e chi più ne ha più ne metta. Grazie a tutti in partenza, tutti i link come sempre qua sotto in descrizione. E detto questo, eccoci qua, boys in game. Allora, come vi ho detto ormai anche nei video di ieri, preparatevi perché ci sarà... Perché è in arrivo una nuova grafica qua per appunto per i video. Grafica veramente bomba. Pochissimi di voi l'hanno vista. Ovviamente per pochissimi mi riferisco ai moderatori. Quindi davvero loro magari ve lo potranno confermare anche nel gruppo Telegram, che trovate il link qua sotto in descrizione. Davvero molto molto bella. Ci ho lavorato abbastanza, devo dire, alla fine neanche più di tanto. È stata molto molto easy realizzarla, però è veramente venuta una cosa bellissima. A mio parere uno dei pochi che porta queste tipologie di grafiche qua in Italia, veramente, ovviamente intendo di Dokkan. Ragazzi, veramente, adesso possiamo partire subitissimo. Questo è il team con Baby, purtroppo il mio non a tour. E lo so, non ho neanche Virus Intece, anche quello ce l'ho a 2R ma non a tour. Quindi neanche il secondo gen del Nuke Test Leader possiamo utilizzare. Quindi lasciamo perdere. Comunque proprio il nostro carissimo Gopanks, Ability 1 PG, che nel complesso l'ho bellato in questo modo. E il complesso ancora una volta potrebbe essere veramente devastante, ragazzi. La sua passiva è quella di Gokuza con un 77% in meno, quindi assolutamente è una bomba assoluta. Stats praticamente incredibile, 20.000, 20.000, 12.000, veramente una bomba. Giro ovviamente perché buffa quelli della sua categoria, ovviamente Brattarless, la nostra Bipan, che tra l'altro non ha neanche senso metterla per l'active skill, perché non la vedremo nell'active skill. Però linka molto molto bene con il nostro carissimo Gopanks, quindi noi la inseriamo e comunque può essere utile. Ragazzi, mi raccomando, ovviamente faremo questa prima parte con questo team. Magari nella seconda toglieremo un Bipan per mettere, che ne so, un Vegeta Buffer o anche un Toppo, chi lo sa. Comunque, andiamo subitissimo in game. Tra l'altro queste schermate sono veramente fighissime, veramente rende belle. 88.000 HP e rotazioni completamente da dimenticare, nel caso dobbiamo per forza di cose utilizzare già tutti i vari item. Se prendiamo praticamente pochissimo boost, va bene, tanto ormai lo sappiamo, no? Partiamo subitissimo con la prima sfilza di items da utilizzare. Vi ricordo che tutti cambiano le orb, tutti messi in fila. Belli, belli e bellissimi. Vediamo un po', qua cambiamo quelle blu, ok? Qua cambiamo quelle rosse in gialle, poi quelle gialle in viola. Abbiamo però troppe orb rainbow, che ha fatto una grandissima bischerata. Ho fatto... forse ci possiamo salvare. Vabbè, basta fare così a dire la verità, quindi non è che ci cambia più di tanto. Avere Vipan di fianco non ci interessa attualmente, quindi... E poi in mente possiamo fare così, e non è che ci cambia la vita. Comunque, siete pronti? Oppure è meglio fare così? Fare così è meglio, dite? Sì, fare così è meglio. Ok, se non chiappo quello giusto è un casino. Così va bene? 3, 2, 1... Quanto caricherà il nostro Gopanks? Ok, 400.000. Abbastanza fuori, ragazzi, va bene. E Ability 1. Ability 1 non è così tanto buffato in questa rotazione. Non ha nessun buffer. Carica 6 milioni. 6 era vero, non ho neanche visto bene. Ma 6 milioni, quindi farà tipo 30 milioni con il crit? Era troppo ottimista. 15 milioni, va bene. Troppo ottimista, va bene. Prima parte di questo nuke test completamente shaftato. Non fa tantissimo danno attualmente, ma... cioè, Giru non era in rotazione, neanche una Bra e un Tarless erano in rotazione. Quindi, cioè, neanche a volerlo fare questo nuke test era per... cioè,
proprio la sfiga più totale. Speriamo che nella prossima run riesca a fare qualcosina in più. Anche perché lo so, non è il miglior PG per fare nuke test, ma più che diciamo per fare la punching machine, per fare nuke test ci sta assolutamente. Possiamo farlo sia qua sia in un evento qualsiasi, tanto non cambia assolutamente niente. A questo punto preferisco farla qua nella punching machine, dove comunque da adesso possiamo utilizzare tutti gli items che vogliamo con quest'ultimo stage, con questi ultimi tre stage che hanno inserito e che secondo me ci vanno, ci semplificano anche un po' la vita rispetto a come era una volta con i nuke test di una volta, no? Una volta dovevi andare nell'evento, scegliere il PG, arrivare a quella fase con un team con 70.000 HP, roba dell'altro mondo. Nel complesso sarà veramente dura superare gli 80 milioni che ho fatto con Go Super Sentry R, anche perché era Ability 1 a quel tempo, però veramente veramente difficili. Riutilizziamo, tra l'altro non abbiamo neanche il boost maggiore, perché comunque, vi ripeto, il mio baby non è a tour, quindi invece di 33% si boosta un 30% per ogni orb. Quindi a lungo andare con le orb stiamo parlando di decine di percento in più di attacco che perdere appunto il nostro Gopunks. Comunque, noi ripartiamo. Abbiamo ovviamente questa schermata che è bellissima. E ti pareva che Gotenks Gopunks è fuori rotazione, quindi noi ce ne sbatte altamente il cazzo e ce ne possiamo andare da questa run. Bene, si va proprio bene. Andiamo nell'evento, un qualsiasi Dokkan Event. Speriamo veramente adesso di fare dei bei danni. Speriamo di fare dei bei danni. In quale Dokkan Event andiamo? In quello di Perfect Cell Tech. Andiamo in quello di Perfect Cell Tech. Come al solito il cane abbaia quando sono da registrare. Grazie! Eccolo qua, perfetto. Andiamo ovviamente in questo, dove l'ultima fase sarà Tech, e guardiamo un po' quanto danno gli facciamo. Ovviamente speriamo di trovare un baby, io ne dubito fortemente, e di fatto non lo troviamo. Ok boys, siamo tornati qua sempre nella punching machine. Purtroppo non ho trovato un baby Vegeta nei friend, che è appunto disponibile all'utilizzo. Quindi possiamo tornare ovviamente qua, classico team. Io toglierei Bipan dall'A, che nel mentre non ci interessa. Anzi, teniamola. Voglio vedere se riusciamo a fare qualcosina in più. Comunque, solita cosa, soliti items, schermata bellissima. Probabile, ma perché ste cazzo di turnazione? No ragazzi, vabbè. Buffer fuori rotazione, mi dà baby che... Vabbè, Girushe. Sempre 28.000, bene. E utilizziamo sempre la stessa fila di items, adesso che l'abbiamo anche primo. Io direi assolutamente di utilizzarlo. Speriamo veramente che faccia dei bei danni. Guardiamo un po' anche tra l'altro quanto danno può fare. Magari se critta e Ability 1. Purtroppo ancora non siamo di fronte al... A un danno, diciamo una carica che prende, che ne so, con dei buffer in rotazione. Purtroppo no. Guardiamo un po'. Quanto fa? 700.000, che è molto di più di prima, ragazzi. Prima andava a 400. Se fosse stato così prima, diciamo, se adesso avessimo avuto anche un Tarless o una Bra in rotazione, intanto carica 12 milioni, tanta roba in più, se critta può fare veramente quei 30 milioni di prima. Se l'avevamo in rotazione, poteva veramente fare dei bei danni in più. Ancora purtroppo non critta, quel 9 di crit che non vuole ritirare fuori, neanche se glielo faccio tirare fuori io. Va bene? Va bene, ovviamente qua terminiamo il tutto e ragazzi poi praticamente andiamo a fare altri test nella punching machine, perché vi ripeto è assolutamente il test più rapido che possiamo fare, quindi magari ne possiamo anche fare di più in un video solo. E tra l'altro è anche più facile, perché comunque non prendiamo danno dall'avversario, magari possiamo noi sperare di fare dei bei danni e tutto il resto, magari ci prendiamo anche delle ricompense. Ragazzi, alla prossima punching machine. Ok, siamo tornati nello stesso stage della punching machine. Ancora una volta peggio rotazioni, non... ma oh ragazzi, ma Tarless e Bra e Pan, vabbè, meglio Tarless e Bra, neanche a farlo apposta in 4 run nella punching machine, neanche una volta in rotazione con Gopunks. Bellissimo. Io, tra l'altro, converrete con me che merita skipparla. Non ha senso, farebbe assolutamente meno danno di prima, quindi non ha assolutamente senso. Noi stiamo cercando il big danno, quindi sì, adesso andiamo a provare nuovamente questa punching machine negli ultimi due stage disponibili. Se non sbaglio sono quelli degli zeni, quindi andiamo subitissimo. Mi sa che là ho fatto 99 milioni, se non vado errato, quindi
le ricompense là non ne otterrò, forse, non vorrei sbagliarmi. Quindi noi ci spostiamo nelle ultime due possibilità che abbiamo oggi per ottenere un bel danno da parte del nostro Harrison Gopanks, del nostro Gopan e Trunks. Ok, ho una buona rotazione, bra, Giru insieme, ottimo raga. Adesso con tutta probabilità vedremo veramente un big danno. Veramente un big danno. Purtroppo non c'è Tarles, ma abbiamo Bra, che ci va benissimo. Abbiamo anche Giru, che ci va ancora meglio, a dire il vero. E poi finalmente Pan, che tra tutti i buffer, a parte no, era meglio se mi tirava fuori dalle rotazioni un Baby Vegeta, che nel complesso, basta dire nel complesso, cioè era molto meglio. Però va benissimo così, direi che Bra e Giru insieme a Gopanks sono veramente la coppia perfetta. Ok, il trio perfetto, ecco. Allora, guardiamo un po' quanto carica. 37.000, che va subito in 17 key, bellissimo. Allora, noi bersagliamo subito lui con una bella special. Bersagliamo lui. Attiviamo, come da nostro solito, tutti gli items classici. Ragazzi, dobbiamo veramente vedere il big danno. Il big danno. 37.000, la carica più alta che ha mai avuto finora. Quindi ce la possiamo fare. Ci sono veramente tante orbe rainbow. Questo mi dispiace un po' perché levano un po' di danno al nostro PG. Ma va bene. Noi direi assolutamente di fare così, perché le orbe rainbow non ci danno nessun boost. E ragazzi, 3, 2, 1, release. Guardiamo un po' quanto carica. 883.000. Speravo in qualcosina in più, ad essere sincero. Ma ci va bene. Ci va comunque bene. Guardiamo più che altro quanto carica. Per appunto nella special. Prima il massimo che siamo riusciti a caricare era 1.200.000. Guardiamo adesso. No, era 12 milioni. Adesso è 13 milioni. Guardiamo un po' quanto danno fa. Dimmi che critta! Vai! 25 milioni. Brutta cosa. Non vuole crittare. Non vuole crittare, peccato. È ability 1 e non vuole crittare. Comunque abbiamo un'ultima chance, ragazzi. Quindi guardiamo un po' di giocarcela bene. Per adesso il miglior danno no crit, ability 1, con Bra Giru, che è stata la migliore rotazione fino adesso, ha fatto 25 milioni. A tra poco con l'ultima punching machine di oggi. Ok, va bene. Poteva andarci peggio, ma anche meglio, a dire il vero. Pan e Tarles, ultima opzione di giornata per provare veramente a 33.000. Possiamo sperare in qualcosa di grosso, ragazzi, davvero. Speriamo veramente in qualche big danno, ma veramente big danno. Guardiamo un po', dai. Non credo effettivamente di riuscire ormai a fare dei danni superiori a quelli che abbiamo già fatto. In un botto di tentativi non ha fatto neanche un crit il nostro Gopanks. Se vi ricordo che vi ha dato 3.95, quindi potrebbe crittare, ma attualmente non vuole crittare. Possiamo assolutamente andare così, quindi 3, 2, 1, release. Dai, che con 670.000 come carica, ok, abbastanza poco, dire il vero, abbastanza poco. Speravo veramente in qualcosina in più, questo sì, speravo veramente in qualcosina in più, però purtroppo non è successa questa qualcosina in più. Peccato, vabbè, addirittura stannato. Carica 10 milioni, va bene. Praticamente il miglior danno che siamo riusciti ad ottenere nella punching machine è 25 milioni, no crit, infatti 19 milioni, sembra che abbia tipo un blocco, no? Brutto come cosa, magari avere 2 full crit sarebbe stato decisamente più forte, ovviamente, senza magari, ovviamente sarebbe stato più forte. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio di cuore per la visione, mi raccomando, non perdetevi il video di questa sera delle 17 in punto qua sul canale, recuperate tutti gli altri che trovate qua sopra nelle schede. Boys, tutti i link come sempre a vostra disposizione qua sotto in descrizione, Telegram, Discord, Twitch in primis, Instagram, Facebook, Twitter, tutti i link come sempre qua sotto. Io vi ringrazio ancora una volta, lasciate un bel like, cerchiamo di superare i 450 like. Io vi ringrazio ancora una volta, let's go boys, e ciao a tutti.